Bene, siamo qui alla Camera, ufficio stampa, siamo con Irene Manzi, si parla di valutazione descrittiva, c'è un emendamento che la maggioranza di governo vuole portare avanti, un emendamento che intende portare la valutazione nella scuola primaria verso un giudizio più sintetico. Manzi, perché siete contrari? Ma perché innanzitutto si tratterebbe del quarto cambiamento a distanza di pochi anni in tema di valutazione, senza tra l'altro tener conto e ragionare su quelli che sono i risultati di quanto è stato attuato a partire dal 2020 nelle scuole. Una rivoluzione copernicana in senso importante, frutto anche del lavoro di pedagogisti, di educatori che si sono messi alla prova appunto per cercare di guidare la scuola anche verso un processo di valutazione, quindi non limitare al voto o al giudizio sintetico, ma un processo appunto che vuole favorire che cosa? Il processo di crescita anche dello studente, di miglioramento, la capacità di rendersi conto anche, stiamo parlando di scuola primaria tra l'altro, quindi sin dai primissimi gradi di istruzione, della possibilità di crescere, di migliorare in questo caso. Si dice che il giudizio sintetico sia più semplice e di più facile lettura. In realtà noi riteniamo che proprio per quel processo di accompagnamento che si era attuato, che aveva coinvolto non soltanto gli studenti ma le famiglie, gli insegnanti, c'era stato un bel processo di costruzione che la scuola stessa, a cui la scuola aveva risposto, beh, almeno sarebbe stato necessario non un emendamento, un colpo di emendamento mi verrebbe da dire, ma un intervento più ponderato, più ragionato, anche con le tante associazioni che in questi giorni si sono mobilitate e che sono qui alla Camera con noi questa sera proprio per invitare il governo ad aprire una discussione, una riflessione più ampia e un ragionamento anche più ampio su questo sistema e metodo. Si dice che ci sono dei temi, questo lo sostengono molti addetti ai lavori, che sulla scuola dovrebbero essere sovrani, non appartenere al colore politico di turno che governa il paese. Questo della valutazione dovrebbe appunto essere uno di questi temi? Ma assolutamente sì, e ce lo conferma, devo dire, la conferenza stampa a cui stiamo assistendo questa sera, che parte proprio dal basso, come l'appello rilanciato pochi giorni fa dal professor Novara, per esempio, su Change.org. È un movimento che parte dal basso e quindi non è etichettabile con questa o quella forza politica. Le associazioni del resto hanno invitato tutte le forze politiche questa sera ad intervenire e sono convinta e penso che sia una strada giusta su questi temi, quella di non dividersi ma di confrontarsi con serenità in modo costruttivo. Lei come capogruppo PD alla Camera e responsabile scuola PD ha in serbo quali tipi di iniziative qualora dovesse l'emendamento del governo appunto di semplificazione della valutazione nella scuola primaria andare avanti ed essere approvato? Noi intanto a livello parlamentare al Senato, perché in questo momento il provvedimento è al Senato, abbiamo presentato degli emendamenti che contrastano quell'emendamento del governo a livello parlamentare. A livello non parlamentare continueremo politicamente a portare avanti questo lavoro con iniziative appunto di riflessione, di sensibilizzazione per far capire che non è un tema di nicchia, ma è un tema importante che coinvolge tutte le famiglie, gli studenti e gli insegnanti, su cui appunto vale la pena prendersi carico della questione e capire qual è la posta in gioco. Bene, grazie Irene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico. Grazie a voi e buonasera.